tutte ragazze, allora quest'oggi video review di Avon dei prodotti che mi sono arrivati in questo periodo, quindi iniziamo subito col farveli vedere. Primo tra tutti voglio farvi vedere questa bottigliona che sono riuscita a recuperare finalmente del bagnoschiuma della linea Bubble Bath alla mora e vaniglia, che è un qualcosa di favoloso, ed è questo il primo prodotto che è da 1000 ml, ovvero da 1 litro. Quindi se riuscite a reperirlo prendetelo, però mi sa che non lo faranno più. Poi, tra gli altri prodotti che vi voglio far vedere, c'è questo che è praticamente uno spray per il corpo alla gardenia. Io ve lo dico subito, al giglio e alla gardenia. È un 100 ml, ha una profumazione molto 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 fresca, è molto 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 buona. Altri prodotti che mi sono arrivati sono questi, ve li faccio vedere in combinata perché sono il talco scintillante della Faraway da 40 grammi e lo spray per il corpo praticamente sempre della linea Faraway da 75 ml. Inutile spendere altre parole oltre che dire che sono davvero dei prodotti molto buoni perché fanno durare ancora più a lungo il profumo Faraway, che già di per sé è un profumo bello intenso. Altro prodotto che mi è arrivato è praticamente questo lipstick della Color Trend. Sono quei rossetti non retraibili che sono usciti da un paio di campagne a questa parte, e la colorazione è la Gone Pink, che qui non si vede, non so se riuscirete a vederla anche qui. Gone Pink, ed è praticamente questo colore rosa antico, molto 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 bello. Altro prodotto che mi è arrivato è questo Natalia Bracelet Serenity, vi allucio un'altra volta, ed è questo praticamente braccialettino fatto così, è dorato. Yes, è dorato ed ha praticamente questa cordicella su questo blu elettrico molto molto carino, con questo piccolo cristallino molto carino. Poi mi è arrivato praticamente questa crema per il corpo da ve lo dico subito, 400 ml, ed è praticamente una crema corpo all'estratto di camomilla e avena per pelli sensibili. È questo bottiglione. Questi tipologie di creme hanno una consistenza molto cremosa, fluida ma cremosa, un profumo davvero molto buono che non dà noia ma che comunque sia persiste poco sulla pelle. Altro prodotto che mi è arrivato è questo, ed è un prodotto diciamo nuovo perché è da poco che è uscito, ed è praticamente sempre della linea Care ed è Fresh Hydrations. Ed è praticamente una lozione rinfrescante per il corpo agli estratti di citronella e cetriolo. Più fresco di così non si può. Poi altro prodotto di cui io non vi devo parlare perché già ne avete le tasche piene è questo, ed è praticamente il siero ristrutturante per i capelli, per capelli secchi e danneggiati della linea Daily Shine. È davvero un siero ottimo. Altro prodotto che praticamente mi è arrivato è sempre un nuovo della Color Trend, si chiama Juice Raspberry ed è praticamente al lampone, ed è un emolliente labbra che lascia praticamente un velo rosato ma che comunque si va a idratare allo stesso tempo le labbra. Altro prodotto praticamente che ho acquistato è questo roll-on a sfera della linea On Duty e si chiama Light Bloom. E ancora non l'ho provato, appena lo proverò vi farò sapere. Altro prodotto nuovo che praticamente è arrivato è questo, ed è praticamente un sapone, ve lo dico subito, sapone ad azione sfoliante con olio di nocciolo, di albicocca e alghe. È un sapone molto molto particolare in quanto all'interno ha praticamente queste sorte di palline, spero che riusciate a vedere, di questo colore arancio, che fanno praticamente da esfoliante perché non solo va a pulire e levigare il piede ma anche grazie a queste palline va ad esfoliare e quindi ad fare un leggero effetto scrub. Altro prodotto novità che mi è arrivato è praticamente questo, che è un ombretto liquido della linea Super Shock Vivid, vi faccio vedere, e la colorazione è Glisten Teal. Ed è una colorazione sul verde smeraldo che spero di riuscire a farvi vedere in qualche modo. Eccola qui. Ed
Praticamente questo ombretto, in base a cosa, infatti è molto molto liquido, va prima agitato e poi va applicato perché ha un applicatore a mo' di lip gloss, quello in spugnetta. I prodotti che mi sono arrivati sono tre smaltini della linea Color Trend e ve li faccio subito vedere. Allora, il primo smaltino è questo qui ed è praticamente il Fuchsia Fill e lo smaltino si presenta così. Ed è questo bellissimo rosa magenta con tanti glitterini sull'argento. Il Green Morph ed è praticamente questo colore molto molto particolare perché di base ha un violaceo, però ha dei riflessi sul verde, un verde smeraldo. Vedete? È molto particolare questo colore. Il Deluxe o Deluxe, I don't know, ed è praticamente questo colore pieno che è una sorta tra il vinaccia e il magenta. È un fucsia, non è nemmeno fucsia, è un color magenta, fucsia, è un colore molto particolare che non riesco veramente a descrivere, a descrivervi. Ed è fatto così. Ok, ragazzi, questo qui è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda, fatemi sapere sempre nei commentini. Ringrazio sempre tutte le ragazze che si stanno iscrivendo al canale, che comunque sia mi seguono sempre con affetto. Anche io provo tanto affetto nei vostri confronti. Vi ringrazio per i messaggini, comunque sia i commentini. Anche il singolo mi piace, per me è davvero una gioia perché almeno vedo che comunque sia i miei video, tra virgolette, servono e aiutano un pochettino. Comunque, ragazze, sempre per qualsiasi domanda, dubbio, questions, non vi preoccupate, io sono sempre qua. Qui giù vi lascio sempre il link relativo alla mia pagina Facebook, che ha finora siamo a 99. E niente, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e un bacio grande e alla prossima. Ciao!